Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Ecco il video della super mega collaborazione lanciata da Fedikitty qualche settimana fa. Grazie alle anteprime di questo video ho conosciuto tantissime altre di voi che non conoscevo. Giù nell'info box vi lascio il link al canale di Fedi dove troverete maggiori dettagli e soprattutto la lista esatta delle partecipanti. Vi ricordo che a questa mega collaborazione partecipano non solo canali piccoli come questo, ma anche canali di oltre 1000 iscritti, molti dei quali conoscerò appunto grazie proprio a questa collaborazione. Per quanto mi riguarda, il Face of the Day che vi propongo è molto colorato, come potete vedere, e differente dai trucchi che vi propongo di solito, ispirata non solo dal fatto che sia scoppiata fin troppo l'estate, ma anche dal fatto che ci sono in corso i mondiali di calcio che si svolgono in Brasile. Io non li seguirò dal punto di vista calcistico perché non amo il calcio, ma adoro il Brasile, è un paese che mi piacerebbe visitare e sono felicissima che le principali case cosmetiche abbiano lanciato linee di appunto ispirata al Brasile, ai fantastici colori di questo paese. Il risultato è questo make-up che vi vado subito a descrivere partendo dal trucco occhi. Per realizzarlo ho utilizzato uno degli arcobaleni della Neve Cosmetics, la Intensissimi. È un trucco estremamente semplice dove si usano solo tre cialde, questa gialla che si chiama Bananas, questa arancione che si chiama Magma e questa fucsia in quantità limitatissima che si chiama Watermelon. Essendo colori vegan e cruelty free, perdono un pochino di intensità nel momento in cui li andiamo ad applicare. Per cui, dopo aver applicato l'Eyeshadow Primer Potion come primer su tutto l'occhio, ho creato una base omogenea sulla palpebra mobile, Multiplay Bianca numero 01 di Pupa. A questo punto ho applicato, la cialda gialla Bananas su tutta la palpebra mobile. Utilizzando questo pennello da ombretto della Neve Cosmetics che ha la testa abbastanza cicciosa, per cui applica l'ombretto in maniera piuttosto grossolana, sfumandolo già. Poi, da questo punto della palpebra mobile fino all'angolo esterno, ho applicato, Magma, la cialda arancione, andandola poi già a sfumare all'interno della piega dell'occhio. E sempre utilizzando lo stesso pennello di prima, sull'arcata sopraccigliare ho applicato nuovamente il colore giallo, senza però creare prima la base con la matita bianca, per cui vedete che risulta molto meno intenso rispetto all'angolo interno dell'occhio. Per intensificare un poco nella piega dell'occhio la colorazione arancione, ho prelevato con il pennello 224 di MAC una piccolissima quantità di Watermelon, la cialda fucsia, e l'ho applicata leggermente sopra l'arancione in questo punto che vi sto indicando. Come al solito ho intensificato lo sguardo con il trucol nero di Pupa applicandolo nelle rime interne sopra e sotto dell'occhio e ho creato questa linea di eyeliner con la codina il più possibile rivolta verso l'alto, ma senza esagerare in lunghezza, con il mio adorato eyeliner in gel nero della Maybelline New York che ho comprato proprio ieri dopo aver finito il primo boccetto. Sulla rima ciliare inferiore ho creato questa linea di eyeliner turchese utilizzando un prodotto nuovo di Zecca che fa parte della linea Viva Carioca di Pupa, appunto la collezione ispirata al Brasile lanciata da questo marchio. Ed è questo meraviglioso turchese numero 003. Faccio una breve divagazione per dirvi ragazze che ieri da Tigotà ho avuto veramente un attimo di follia, perché andando a vedere per la prima volta la collezione Viva Carioca, sono rimasta colpita da questi eyeliner colorati che sono un po' la punta di diamante della collezione, per cui oltre a questo qua turchese ne ho acquistati altri due, in tutto sono quattro, per cui ho lasciato giù solo quello marrone che non mi convinceva molto swatchandolo. Ho acquistato anche il verde e il viola. Tutti e tre questi colori sono bellissimi, ve li swatcho subito sulla mano. Questo è il viola ed è il numero 002. Questo è il verde, molto più brillante che da quello che si può vedere sulla confezione ed è il numero 004. E poi vabbè il turchese che vi mostro anche sulla mano, che secondo me è il più bello. Del numero 003.
L'unico difetto che presentano questi prodotti è il prezzo, perché comunque sia sono validissimi anche proprio come durate, come texture, però costano 10 euro e sinceramente tutta questa linea Viva Carioca è un pochino costosa, però devo dire che anche gli ombretti swatchandoli sono molto belli, per cui insomma è così. Ritornando al trucco, a questo punto, dopo aver piegato le ciglia, ho applicato una grandissima quantità di mascara. Il mio adorato Vamp Nero di Pupa che non mi delude mai. Per quanto riguarda il trucco del viso, ho applicato innanzitutto il correttore Camouflage di Rilastil sulla zona del contorno occhi e sul resto del viso la BB Cream Acqua, sempre della Rilastil, che sto utilizzando ancora nel campioncino. Sulle guance ho applicato un blush di una tonalità pescata molto leggera che mi è stato regalato da poco da una carissima amica alla quale mando un bacio ed è questo qua della Kiko. Utilizzato da questo bellissimo packaging che ricorda il jeans ed è il Rock Attraction Blush numero 04 Pop Apricot. Anche la cialda è molto bella perché ricorda la tasca posteriore dei jeans e la tonalità è questa. Infine, ragazze, per le labbra ho scelto di stare sempre sull'arancione applicando un rossetto di MAC che era un po' la pecora nera della mia collezione. Se andate a vedere il video sui miei rossetti MAC lo dico, ma oggi mi sono ricreduta. Ed è Vega Svolt, per cui nella vita mai dire mai. Vega Svolt ha un finish amplified, per cui è molto cremoso e confortevole, ed è questo bellissimo arancione, in realtà poi molto discreto, perché come vedete l'effetto finale, insomma, mi sembra che sia molto bello. Ditemi anche voi cosa ne pensate. E il risultato finale è quello che avete visto. Saluto di nuovo tutte le ragazze che partecipano, seguiteci il più possibile e prima fra tutte Fedi Kitty, ciao carissima. Io veramente sono emozionata, spero di fare altre collaborazioni come questa perché mi sono divertita tantissimo e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!